Buonasera amici, sono tutta accaldata e tutta rossa perché per arrivare in tempo dall'amico Alessandro ho dovuto attraversare una città proprio tutta bloccata dal traffico, ma ce l'abbiamo fatta. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti voi. Grazie perché ci dai il tuo prezioso tempo. Beh, purtroppo è un tempo un po' deteriorato dalla stanchezza, ma cerchiamo di mantenere la lucidità. Bene, infatti lavori molto, quindi. Allora ascolta, vuoi spiegare, mentre io faccio le condivisioni ai nostri amici, i danni che l'ideologia di genere porta alle menti dei nostri giovani? Allora, l'ideologia di genere si basa sull'idea che ognuno non è del sesso che è, dal punto di vista cromosomico, endocrinologico, neurobiologico, ma è del sesso che vuole essere. Quindi sostituisce una soggettività piena e relativa ad un dato oggettivo, direi ontologico, legato all'essere, dell'essere maschio o femmina, al di là del fatto che uno possa avere delle opzioni sessuali rispetto ai desideri, che è cosa ancora diversa, perché il gender è cosa diversa dall'omosessualità. È l'idea che il sesso si definisce culturalmente, quindi che ognuno può decidere di essere di un sesso diverso da quello in cui è nato, ma non solo, anche di decidere di cambiare sesso, poi decidere di ricambiarlo di nuovo, oppure di non definirsi in termini sessuali. Questo, se da un punto di vista individuale, particolare, può avere il significato che hanno tutte le dichiarazioni personali, che uno può anche decidere che vuole vedere gli asini che volano, ed è legittimo che lo faccia, purché non pretenda che questo diventi una regola, e soprattutto che non diventi un dato educativo, cioè che si contrasti l'idea del diritto naturale, che evidentemente ha una sua oggettiva fondatezza, con l'idea che i maschi e le femmine nell'età infantile e adolescenziale non devono definirsi, perché dovranno a un certo punto, raggiunta la maggiore età, decidere se vogliono essere maschi o femmine, un po' come se si trattasse di una scelta ideologica o anche al limite di una religione, laddove invece la cultura impone che ci sono delle valutazioni rispetto a delle tendenze che possono anche essere diverse da quelle che il sesso biologico ha definito, ma che il messaggio che deve provenire dal mondo genitoriale educativo deve essere chiaro, perché i bambini nascono perché hanno un papà e una mamma, e non si dà che un bambino possa nascere se non c'è un genitore maschio e un genitore femmina, e che i bambini hanno innanzitutto bisogno di avere un padre e una madre, e che c'è un odore, un sapore, un'emozione femminile e materna, c'è un odore, un sapore, un'emozione maschile e paterna, e questa completezza, che tra l'altro è la base della diversità, vive della diversità come di una ricchezza, perché se la natura ha voluto che ci si servisse di un meccanismo laborioso come la meiosi e non della scissione in due come la mitosi delle amebe o dei batteri o dei parameci, perché questo introduce un elemento di variabilità, di ricchezza, di creatività, di evoluzione, di imprevedibilità, perché la diversità tra maschile e femminile è una diversità che crea un'abbondanza di emozioni, e quindi pensare che ci si possa invece ricondurre ad una unità artificiale artificiosa è un'idea, come dire, robotica, automatica, che diminuisce la libertà e non l'aumenta, contrariamente ad una finta cultura libertaria che la propone. Ecco, ma proprio in virtù di questa finta cultura libertaria, no? che viene proposta in particolare ai nostri giovani, quali sono proprio i danni che questi giovani subiscono e che poi avranno in futuro? Beh, sono danni di natura confusiva, non solo per quello che attiene alla sfera sessuale, per cui se qualcuno non ha avuto delle reazioni di attaccamento pare sicuro con la madre, tenderà ad avere una difficoltà anche nei rapporti sessuali con l'altro sesso o col proprio. Se uno non ha avuto un'identificazione in qualche modo precisa con la propria identità, rimarrà disturbato, come avviene il disturbo borderline, che oggi è una diagnosi che si fa un po' a pioggia sugli adolescenti e che è legata specificamente proprio alla mancanza di attaccamento a pare sicure e ad una definizione chiara della propria identità. Quindi questa confusività, in questo caos, si generano, come dire, delle dinamiche che sicuramente producono sofferenze non solo sul piano psicosessuale, ma sul piano identitario. Ecco, questo piano identitario che già viene confuso perché la famiglia è stata distrutta, quindi manca quel nido, certo, di cui noi tutti abbiamo beneficiato. E in più, oltre alla carenza del nido, viene a mancare proprio il non riconoscersi, perché noi siamo tutti cresciuti in un ambito familiare, magari anche con delle piccole problematiche, nessuno è nato e cresciuto nella famiglia del Mulino Bianco, certo, tanto per intenderci. Ma comunque c'erano delle dinamiche genitoriali padre figlio, madre figlio, che oggi mancano totalmente, ma avevamo anche l'identità di genere ben radicata. Noi tutti non mettevamo in discussione l'essere maschio, l'essere femmina, l'innamorarsi del genere di sesso opposto per creare quella sintonia amorosa e poi per fare la famiglia e quant'altro. Ecco, oggi
c'è questa solitudine, solitudine di identità, solitudine di famiglia. Quali, se noi che siamo già venuti da una famiglia normale, con identità chiara, come può trasformarsi questa società del futuro che cresce in questa confusione, in questa ambivalenza? Ma innanzitutto perché è una società totalitaria, qui non stiamo discutendo di coloro che hanno problemi di identità perché hanno avuto problemi di attaccamento, di informazione, interiorizzazione di immagini del genitore, del proprio sesso, del sesso opposto, ma stiamo parlando di un modello educativo che serve ad introdurre un elemento di confusione rispetto a questo. Quindi parliamo di una sorta di modello orwelliano nel quale nel nome della libertà viene invece fatta un'imposizione, perché nessun bambino, a meno che non abbia una sua specifica sofferenza, solleverebbe mai questo problema. Però per impedire che questa sofferenza vada a trovare le sue radici si preferisce sciogliere tutto in una melassa dell'indistinto, in una notte buia in cui tutti i gatti sono grigi, proprio per evitare che nessuno debba sentirsi diverso. Peccato che invece tutti siamo assolutamente diversi gli uni dagli altri, per fortuna. E quindi è proprio in questa idea dell'omologazione che la teoria del gender esprime completamente il suo atteggiamento totalitario, che non è libertà ma è imposizione di una finta omogeneità. Ecco, allora caro Alessandro, proprio perché noi siamo a Torino, e purtroppo Torino, questa bellissima città, noi lo sappiamo benissimo, no? Sta veramente diventando il capostipite di un qualcosa di assolutamente indefinibile, indefinito, soprattutto oggi, no? Con questa nuova giunta, ecco. Ieri Marco Alessandro Giusta, potete andare sul suo profilo Facebook, ha pubblicato qualcosa di veramente preoccupante. Io ve lo voglio proprio leggere, poi vi voglio leggere altre cose e voglio dirvi che proprio con Città di Torino, con il logo della Città di Torino e con il logo della, dell'Ufficio Scolastico Regionale, udite, udite, che cosa sono riusciti fantasiosamente a fare alla nostra città e alla nostra regione intera. Allora, Marco Alessandro Giusta che cosa scrive? Oggi infatti, grazie all'assessora, che io mi, e anche tu penso, ossinatamente chiamiamo sempre assessore, Federica Piatti, che poi un'identità di genere che perentoriamente vogliono mettere femminile e maschile, questo è ancora più assurdo, no, se vogliamo, no? Non si capisce, allora, hanno questa felicità. O il genere esiste o il genere esiste. Non appunto. Si capisce perché il genere donna sia potentissimo dal punto di vista penale, perché è stato addirittura costituito il reato di femminicidio, e non si capisce perché invece dal punto di vista educativo o nel diritto civile il tema del maschile e del femminile invece deve essere. Cioè, è questo classico doppio pesismo di una finta cultura progressista che alla fine è quello che fa dire sempre quello che tu è mio e quello che mio è mio. È una vecchia storia, certo, della cultura di sinistra. Ma poi dico, un assessore alle famiglie di provenienza dei gay pride, eccetera, che si ostina a definire bene la sessualità anche nei ruoli, è assurdo. Comunque, assessore Federica Patti, allora, oggi, infatti, grazie all'assessore Federico Patti, al dirigente Calcagno dell'Ufficio Scolastico Regionale, abbiamo gettato le fondamenta per la collaborazione e il coordinamento tra l'amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Questo dal coordinamento Torino Pride LGBT. Quindi, che cosa significa questo piccolo piccolo annuncio che ha fatto il caro Marco Alessandro Giusta, assessore alle famiglie di Torino? Scrive proprio il protocollo MIUR, e ve lo voglio leggere perché ogni parola è una chicca che dobbiamo proprio ascoltare bene per capirne la gravità. L'educazione alle differenze, la lotta alle discriminazioni e la promozione della parità di genere sono temi all'ordine del giorno nel lavoro portato avanti delle associazioni attive per i diritti delle persone LGBT e per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere contro le donne. Il traguardo di oggi mi rende particolarmente felice e fiero perché è un ulteriore segnale del fatto che questi temi stiano finalmente entrando all'ordine del giorno anche nelle amministrazioni che dovrebbero, in quanto pubbliche, curarsi del benessere dei cittadini e cittadine. Quindi hanno dichiarato che stanno entrando nelle amministrazioni pubbliche. Ma andiamo avanti.
Oggi infatti, grazie all'assessore Piatti, assessora, ma io chiamo assessore Piatti, e al direttore Manca dell'ufficio scuola, scolastico regionale, abbiamo gettato le fondamenta per la collaborazione e il coordinamento tra l'amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Come avverrà questa collaborazione? Ascoltiamo bene. Grazie a un protocollo. Ecco, un piccolo protocollo che io vi faccio vedere. Con logo della città di Torino e dell'ufficio scolastico Regione Piemonte e Comune di Torino, intitolato per la diffusione della cultura dell'uguaglianza, contrasto ad ogni forma di discriminazione per la promozione delle pari opportunità. 10 pagine di protocollo. Praticamente, la faccio breve perché non voglio togliere tempo al caro Alessandro Meruzzi, ci sono queste 10 pagine di formazione che io poi metterò il link qua alla fine della diretta, così tutti ve lo potrete vedere, anzi condividete, attivate le notifiche e quant'altro, perché più persone sentono questi argomenti e meglio è. Tutti gli alunni e i docenti di ogni genere e grado di Torino, provincia di Torino, regione Piemonte, Valle d'Aosta, per i prossimi 3 anni saranno formati a queste tematiche. Abbiamo anche, grazie al CESEDI, qua ci sono dei moduli da compilare. Che cos'è il CESEDI? È il centro servizi didattici che praticamente va a formare va a formare tutti i docenti e gli allievi di tutte le scuole. E cosa fa il CESEDI? Fra i vari corsi che fa appunto, grazie alla città metropolitana di Torino, il contrastare il bullismo omo-transfobico. Il punto è che questo tema, chi lo va a trattare? Udite, udite, è a cura del servizio LGBT della città di Torino e del coordinamento Torino Pride LGBT. Ma, e finisco e poi continui tu. Noi abbiamo avuto a Moncalieri, nell'istituto Pininfarina di Moncalieri, già un'esperienza in merito a queste formazioni. Grazie sempre, allora non era assessore, ma sempre a Marco Giusta. Che cosa è successo? Marco Giusta era amico di Andrea Fino e Andrea Fino nel 2011 è stato il coordinatore del Gay Pride di Torino. Ecco, nell'anno scolastico 2013-2014, più precisamente in aprile del 2014, nell'istituto Pininfarina di Moncalieri, Marco Giusta e Andrea Fino hanno organizzato 2 incontri formativi in collegamento con Torino Pride, esattamente quello che sta avvenendo di nuovo oggi, ma a livello regionale, in tutte le scuole di ogni ordine grado, rivolto ai docenti e agli allievi. Cosa hanno nel 2014 proposto? Contrastare il bullismo omofobico. Dopo questi semplici 2 incontri che ci sono stati nell'istituto appunto Pininfarina, parecchi ragazzi di quell'istituto hanno pubblicato il loro coming out. Che cos'è il coming out? È la dichiarazione pubblica del loro essere omosessuali. Ma udite udite, ad aprile 2014 c'è stata questa formazione, chiamiamola così, in collaborazione tra Giusta e Fino, aprile, e dopo 2 mesi di quello stesso anno Andrea Fino, che è un ex professore dell'ISIS Pininfarina di Moncalieri, è stato, ascoltate bene, arrestato e condannato ad 11 anni di reclusione per pedofilia, perché con i soldi offriva soldi ai suoi allievi per avere prestazioni sessuali in cambio appunto di rapporti sessuali. E quindi ha una condanna ad 11 anni di reclusione per accuse di violenza sessuale, prostituzione minorile e concussione. Ora, si stanno ripresentando gli stessi personaggi, perché Andrea Giusta ora è un assessore, ripropone la stessa dinamica educativa, ma abbiamo già visto il fallimento nel 2014. Che cosa ci potrà attendere oggi? Dicelo tu. Caro Alessandro, io vi dica, io sono uno che è innamorato della libertà e quindi io dico soltanto che sono impensierito solo dai pensieri totalitari, e qui siamo nel campo del pensiero totalitario, perché qui si propone l'idea dell'omosessualità, che sarà una cosa bellissima, ma sarebbe bellissima anche che avessero spazio nelle scuole coloro che pensano che la famiglia naturale sia l'unico luogo in cui può nascere armoniosamente la vita, in cui il desiderio del compimento dell'umano può realizzarsi.
dovrebbero esserci, oltre che l'associazione degli omosessuali, l'associazione degli eterosessuali. E credo che invece in questa dimensione, purtroppo, ci sia un po', come nei sistemi orwelliani, un animale che è più animale degli altri, una posizione che è più posizione delle altre. E alla fine è sempre la teoria delle minoranze attive di Pareto, che minoranze attive, perché si tratta di una minoranza, si organizzano e siccome sono ben organizzate riescono a imporre alla maggioranza silenziosa il loro punto di vista. E questo è un gravissimo errore. Ci ho detto, una volta che si scoperchiata la stura, no, del fatto che il diritto naturale non conta più niente, e oggi più nessuno oserebbe dire che il diritto naturale vuol dire qualche cosa in nessun ambito, si spalanca un orizzonte in cui si sa qual è l'inizio e si non sa quale finisce. Per esempio, se il dato di genere non è un ostacolo per costituire una cosa che si chiami coppia, matrimonio e famiglia, non si capisce perché debba essere la consanguineità, per esempio. Cioè, chi dovrebbe vietare, per esempio, a un padre di sposare una figlia o a due fratelli di sposarsi tra di loro? Ma certo, questo è un precedente, poi può veramente avvenire certo, di tutto. Ma poi non solo, ma ho visto delle scritte in questo ambiente, soprattutto in Olanda, in cui si dice che le differenze non devono essere un ostacolo alla formazione di un amore. Quindi, un amore è un amore, perché è un rapporto tra due persone, quindi non conta l'età, non conta il genere, non conta l'identità, non conta la razza, non conta la cultura, ma ripeto, non conta neanche l'età. Quindi chi dovrebbe vietare, per esempio, a una quattordicenne di amare un quarantenne? O a un quattordicenne di amare un quarantenne? Non ce n'è nessuna ragione. Quindi è lo sdoganamento, per esempio, della pedofilia in tutte le sue forme. E siccome questo ha fatto parte della cultura planetaria in alcuni ambienti, in alcune civiltà per molto tempo, non c'è ragione per non spalancare le porte alla pedofilia. Quindi, se questo va bene, se questo va bene a tutti, allora scoperchiamo questa pentola e diciamo che il problema non è quello di evitare che siano discriminati gli omosessuali o gli eterosessuali o quelli che hanno cambiato sesso o i transgender o i trans o quello che volete voi. Io sono per il rispetto di tutte le persone, ovviamente. Ma il problema è quello di creare un elemento di confusione assoluta in cui non c'è più distinzione. Ecco. E quindi, per esempio, neanche la differenza d'età rappresenta un limite. Cioè, c'è una ragione per la quale un quattordicenne non possa amare un suo professore? No, ma infatti il passaggio successivo sarà sicuramente la pedofilia se non si pone un argine. Però, caro Alessandro, come tu hai ben detto prima, no? Una minoranza che si organizza bene, riesce a dettare legge. Ma come mai questa maggioranza, comunque, di persone che comunque hanno sempre rispettato, perché il vero bullismo in questa direzione omofila non esiste in Italia, come non esiste il razzismo. Noi siamo di natura un popolo veramente accogliente tollerante. E tollerante, quindi è tutta una manipolazione per poter introdurre questa grande confusione e la distruzione dell'est. Ecco. La ragione è semplicissima: questa maggioranza non ha più leader, non ce l'ha più nella Chiesa Cattolica, che ormai ha rinunciato a fare argine. Basta sentire le cose che dice questo pontefice. Allora, basta sentire, lasciamo perdere la Chiesa, era una delle agenzie che fissava una linea di resistenza. Oggi la resistenza non c'è più, nella politica non c'è più, nella cultura non c'è più, nel mondo dell'informazione non c'è più. Dire queste cose vuol dire rischiare di essere bollati, di essere omofobi, di essere razzisti, di essere fascisti, di essere totali. Quindi se cade l'argine dell'elite, chi dovrebbe resistere? Certo, no, Alessandro, io non è che ti volevo fermare. No, figuriamoci, no, ma dico, è evidente che quell'argine è caduto. E quindi ben venga il caos finale. Ecco. D'altra parte lo dice bene, no? Il libro lo dice bene San Paolo ai Tessalonicesi: quando il catecon cesserà di reggere, come dire, il peso di Satana, allora sarà la fine dei tempi. Può darsi che ci siamo arrivati, ecco, e può darsi che non sia un male. Diciamo il tempo di Satana, come ha scritto Sor Lucia al Cardinal Caffara, che appena l'ultimo attacco del demonio sarà contro la famiglia. Ecco, ed è già avvenuto. Questo attacco è un attacco che ha già dato risultati sul terreno, e in questo mi pare che abbia già vinto. Ecco, ma una cosa che mi lascia ancora perplessa, poi penso che tu, dimmi tu non quando è finito il tempo. Allora, ma il sindaco Appendino, che comunque è mamma, e come lei tutti i genitori del Piemonte, in questo caso, perché siamo colpiti noi con questa novità, e poi come mai accettano così passivamente questa tragedia che sta accadendo sulla testa dei loro figli e non invece anelano per i loro figli la bellezza della diversità, la bellezza dell'amore complementare, la bellezza di una famiglia unita che li possa amare? Ma io non so cosa anelano. Come mai? Ognuno anelerà quello che vuole. Hai ragione. Ho la sensazione che qui nessuno anelia a nessuno, a niente.
voglio sentire che ci sia un caos assoluto, che ci sia un pensiero dominante, che è questo, ci sia una cultura egemone, che è questa, che ha già vinto nel mondo dei giornali, dell'informazione, della televisione, della cultura, del cinema, dell'arte, della musica, della canzone, ha vinto ovunque. Ormai non ci può più essere un programma televisivo dove non c'è un elogio della cultura gay, non c'è più una canzone che non rimandi a questo, non c'è più una pagina di pubblicità televisivo, di uno sketch televisivo che non rimandi a questo. E quindi, voglio dire, il blocco, il concetto di blocco gramsciano, quando un blocco gramsciano ha vinto, in questo caso ha vinto. Sì, quindi a coloro che come te o come me sono divergenti, non rimane che la testimonianza della minoritarietà. È quello che stiamo facendo, esatto. Ma prima posto male la domanda, perdonami, sì. Ragione, hai risposto bene tu sulla mia domanda, sì. Confusa. La domanda voleva essere, ma il ruolo genitoriale di due persone che hanno messo al mondo un figlio e quindi devono amare e tutelare questo figlio, dov'è finito se non riescono a far barriera a questo dramma? Ma bisogna aprire il presupposto che molte di queste famiglie sono famiglie disastrate, perché ognuno è rimasto un adolescente che va alla ricerca disperata della sua autorealizzazione, delle sue emozioni. Ci sono madri che competono, come dire, con le figlie nell'andare in discoteca, ci sono padri talmente confusi, sgangherati, infedeli, che non se ne fregano della famiglia. Quindi il crollo dell'identità viene dietro al crollo della famiglia. Se vince l'egoismo, se vince il pensiero di un'autorealizzazione fuori da ogni determinazione, se vince l'idea dell'egoismo sull'amore, se vince l'idea del disordine sull'ordine, se vince l'idea di un individualismo relativista esasperato contro il tema della verità, è chiaro che poi chi semina vento raccoglie tempesta. Certo. E quindi i figli saranno quello che saranno, disperati fondamentalmente, ma felici, magari con le piume in testa, il sedere di fuori, ma però, come dire, sempre comunque disperati. Certo, disperati e soli. E poi, a proposito di quella cultura dominante e di quell'informazione che comunque è sempre univoca, io posso fare una denuncia, a questo punto la faccio. È praticamente 2 anni che lancio comunicati stampa pressoché quotidiani per tanto tempo. Adesso avevo un po' lasciato perdere, ne ho lanciato un altro a oltre 80 testate giornalistiche, ecco, i comunicati stampa che sono diversi dalla, cioè, comunicazione di massa passano. Non passano, rimbalzano. Comunque posso dirti una cosa a consolazione, anche se un po' apocalittica, posso dirti che comunque per una strana eterogenesi dei fini ci penserà l'Islam, il quale, oltre a propagandare matrimoni di un uomo con 4 donne tenute velate e vestite come un materasso, a buttare i gay dalla finestra, come dire, come avviene nei posti dove l'Islam governa, a tagliare la testa agli adulteri, non si farà impensierire dalla cultura del political correct. Quindi sarà l'Islam, come dire, a bloccare tutto questo. Peccato che distruggerà, come dire, essendo una forma totalitaria ed intollerabile di vita, a distruggere la qualità della vita di tutti. Però anche qui la provvidenza saprà quello che fa. Sicuramente. E poi ed è strano però che questo mondo LGC o come diamine si chiama sia un grande sostenitore dell'Islam. È veramente che per una strana schizofrenia. Non si capisce come mai le femministe appoggino la migrazione afroislamica di luoghi e di culture che uccidono e reprimono, violentano, distruggono le donne e la loro libertà, riducendole, tagliandogli il clitoride, cucendole, facendole infibulazione, mettendole dentro il burka, e il mondo omosessuale appoggi questa faccenda laddove l'omosessualità nel Corano è punita con la morte. Cioè è una strana situazione che passa attraverso una cultura di sinistra che ha perso nei numeri ma che ha vinto nelle elite. Ecco, tu che sei uno psichiatra, come definiresti schizofrenia, bipolarismo o borderline? È una dissociazione psicotica di chi perde di vista che cosa accade e cosa accadrà nella cultura che vincerà, e l'Islam vincerà, perché qui, siccome gli islamici fanno 6 figli per coppia, hanno 4 mogli, una coppia, una famiglia fa per 24, qui non nasce neanche uno, e quindi direi, io ho fatto un piccolo calcolo, che nell'Italia del 2040-2050 i residenti di religione islamica saranno dai 18 ai 20 milioni, state pur certo che i pranzi non si faranno più. Ma quindi siamo guidati a livello politico da dissociati psicotici? Temo di sì. Ottimo, di sì. Allora diamogli un po' di terapia intensiva, facciamoli riprendere. Ci penserà l'intelligenza della storia, credetemi. Sì. Allora, so di essere un profeta di sventura, ma so di avere ragione purtroppo. Concludo con una frase, con il titolo del libro di Maria Di Nolfi: svegliamoci. O capiamo o moriamo. Veramente dobbiamo far qualcosa, dobbiamo reagire, dobbiamo informarci, vedo che un ascoltatore dice: nostro Signore Gesù fermerà tutto questo. Non è affatto detto, perché, come dire, non è affatto detto che venga risparmiato all'umanità un momento di grande catastrofe, quindi non è affatto detto che lo fermerà. Forse sì, forse no. Io sono realisticamente pessimista, tendo a pensare di no.
Io, che sono cattolica, tendo a pensare che sicuramente il periodo della purificazione ci sarà, ma che comunque non verrà distrutto tutto questo, gli inferi non prevarranno. Qualcosa rimarrà in piedi, ma lo vedremo. Chi di noi sopravviverà? Io forse sono abbastanza vecchio da non vederlo, ma chi sopravviverà lo vedrà. Beh, allora io adesso, a proposito di abbastanza vecchio per vederlo, voglio dare una testimonianza. Io conoscevo un grande esorcista di Giaveno, adesso mi sfugge il nome, che è... Oh, ma incredibile. Vale pena, no? No. Va bene, un grande esorcista di Giaveno, ve lo scriverò, perché adesso mi è avuto un attimo di amnesia, e lui mi aveva detto, adesso è nato al cielo, mi ha detto, io sarò morto, ma tu vivrai l'Apocalisse. Penso che ci siamo. Bene. I veggenti di Medjugorje hanno annunciato i 10 segreti, quindi la Madonna... La Suor Lucia e la Madonna di Fatima l'ho annunciato. Alla Salette la Madonna ci ha detto che fa fatica a tenere il braccio di suo figlio, quindi... Diciamo, quello che hai detto tu, che probabilmente il tempo della prova verrà, verrà dall'Islam. Ce la siamo causata noi, però possiamo comunque con le preghiere e con l'aiuto di Dio, gli inferi non prevarranno, il cuore immacolato di Maria trionferà, lo Spirito Santo comunque guiderà e salverà la sua Chiesa e rinascerà. Una Chiesa, non sappiamo quale, temo non quella di Papa Bergoglio. Abbiamo idee, come dire, diverse, ma ci vogliamo bene. Certo. Arrivederci a tutti.